Ciao a tutti! Bienvenuti! Willkommen zu der zweiten italienischen Ausgabe von My ExpoLingua in Pariamo l'Italiano. Wir sind Sebastian und Ekaterina von der ExpoLingua Berlin und wir organisieren die Reihe My ExpoLingua. Manche von euch kennen uns vielleicht schon, wo wir gemeinsam online Sprachen lernen, unterstützt und motiviert von großartigen Lehrerinnen, YouTubern, Polyglots, die wir zu unseren Events einladen. We are Sebastian and Ekaterina from ExpoLingua Berlin and we are organizing an event series uh, My ExpoLingua for different languages. We invite the best language teachers, influencers and polyglots and want to help you get in touch with them and to keep learning languages. Ja, als wir My ExpoLingua gestartet haben, war die Corona-Krise so ziemlich am Höhepunkt. Mit Lockdown, Ausgangssperren, dramatischen Szenen, vor allem in Norditalien, Jetzt sehen wir schon einen Silberstreifen am Horizont. Das Land öffnet sich wieder, aber die Probleme sind natürlich noch wie vor immens. Wir sind gespannt auf authentische Stimmen aus Rom, Siena und Neapel. We have started this online events at the most dramatic phase of Corona crisis and lockdown and we are happy to see that the world has slowly started to recover from the shock. We hope you and your closest people are well and wir we hope to travel to Italy very soon. Ja, hello also from my side. I'm really very happy to be here and to welcome you all and our speakers. Ich möchte nur ganz kurz ähm, was nochmal zur Organisation sagen. Ähm, ihr werdet es alle schon gemerkt haben wahrscheinlich, aber zu sehen und zu hören werden nur die Lehrerinnen sein und wir die Moderatoren. Aber natürlich seid ihr alle herzlich eingeladen und dazu aufgerufen äh, per Chat mitzumachen. Das ist auch schon gesagt worden von der Katharina. Es ist ganz wichtig, dass ihr im Chat die Option Senden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer auswählt. Also, wenn man da draufklickt auf Chat, dann gibt es da so mehrere Optionen. Und da bitte die Option auswählen: Senden an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer, damit das auch alle sehen können. Der Chat ist unten im Bildschirm. Einfach draufklicken und aufmachen. Ja, und ich muss noch sagen: Das ist eine letzte Anmerkung. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Das, äh, darauf muss man ja auch mal einmal hinweisen. Uh, yeah, um, a short comment about the organization. Um, you can only, um, you have realized it probably, see and hear the speakers and us, the chairpersons. But of course, you are most welcome to participate to our session chat chats. And the chat button is at the bottom of your screen. Simply click on it. And please, one important thing, um, please uh, select the option, send to all panelists and attendees. There are several options there and please, um, select the option all to all panelists and attendees. And the last thing I have to mention: this um, the session will be recorded. And now sind wir endlich startklar. Es kann losgehen. Um, uh, as our first speaker, I want to invite Lucrezia. She's a famous influencer and has her own very popular YouTube channel, where she posts videos for Italian learners. Welcome, Lucrezia. eccomi <laughs> Ciao. Ciao a tutti, grazie mille per l'invito a questa lezione di oggi. Sono molto felice di essere qui a parlare con tutti voi. Sono un po' emozionata. <ride> mi presento per chi non mi conosce. Io insegno l'italiano su YouTube e il mio canale è questo, youtube.com. Lucrezia Ozzone e insegno anche su internet. Oggi con voi vorrei lavorare un po' sulla pronuncia dell'italiano e ho preparato per voi un piccolo testo che adesso vedrete sullo schermo. Un testo ovviamente sulla situazione. Che stiamo vivendo. Qual è l'obiettivo di questo esercizio? L'obiettivo è semplicemente ascoltare e cercare di riconoscere dei suoni. Vedete, nel testo mancano delle parole, non ci sono delle parole. Queste parole dovrete scriverle voi. Quindi, Prendete carta e penna per prendere appunti. Va bene? Io inizierò a leggere il testo molto lentamente, quindi non vi preoccupate. Come ho scritto qui, il focus di oggi è la pronuncia, quindi non preoccupatevi se non capite. Dopo insieme vedremo le risposte, quindi quali sono le parole mancanti. Man mano che leggo cercherò di evidenziare il testo. Allora, siete pronti? Fatemi sapere nella chat se siete pronti. <ride> sì, dopo vi manderò... Il um, se scrivete a questa email, vi manderò il file con le risposte e gli esercizi aggiuntivi. Allora pronti, iniziamo. L'emergenza COVID-19 ha cambiato le nostre abitudini quotidiane e lavorative. Le persone si sono abituate a fare molte cose a casa tramite gli strumenti digitali e si sono anche abituate all'idea di solitudine. Nei tre mesi di chiusura, chiusura, le persone hanno chiacchierato, parlato, mangiato, bevuto un caffè insieme in videochiamata e lavorato da remoto in videoconferenza. Continueremo quindi a lavorare da casa e a fare gli aperitivi virtualmente anche quando sarà più facile uscire? In Italia il 71% dei lavoratori intervistati è d'accordo ad implementare la modalità di smart working anche per il futuro. Ci sono molti vantaggi, la flessibilità degli orari, l'opportunità di trascorrere più tempo con partner e familiari, recuperare un po' di tempo per se stessi, evitare lo stress del traffico all'ora di punta. In più, l'ingresso delle nuove generazioni di nativi digitali nel mondo del lavoro sta accelerando ulteriormente questa trasformazione. Allora, fatemi sapere nella chat se Avete scritto alcune delle parole mancanti oppure no? Quali parole avete scritto? Scrivetele nella chat se volete. Ok, punta, chiusura, quotidiane. Mm -hmm. Benissimo, bravi. <ride> Benissimo. Lo rileggo, va bene? Perché ancora abbiamo del tempo e poi vedremo, um, vedremo le risposte insieme. Rileggo da capo. L'emergenza Covid-19 ha cambiato le nostre abitudini quotidiane e lavorative. Le persone si sono abituate a fare molte cose a casa tramite gli strumenti digitali e si sono anche abituate all'idea di solitudine. Nei tre mesi di chiusura le persone hanno chiacchierato, parlato, mangiato, bevuto un caffè insieme in videochiamata. E lavorato da remoto in videoconferenza. Continueremo quindi a lavorare da casa e a fare gli aperitivi virtualmente anche quando sarà più facile uscire? In Italia il 71% dei lavoratori intervistati è d'accordo ad implementare la modalità di smart working anche per il futuro. Ci sono molti vantaggi: la flessibilità degli orari, l'opportunità di trascorrere più tempo con partner e familiari, recuperare un po' di tempo per se stessi, evitare lo stress del traffico all'ora di punta. In più, l'ingresso delle nuove generazioni di nativi digitali nel mondo del lavoro sta accelerando ulteriormente questa trasformazione. La nuova normalità quindi significherà più indipendenza e responsabilità oppure solo più isolamento e solitudine? Allora, sto guardando la chat e le vostre risposte sono buone. <ride> allora, vediamo insieme le risposte. Questa è la soluzione. Quindi, attenzione a quotidiane. La parola quotidiano si scrive con la q di quadro. Abituate si sono abituate significa to get used to quindi abituarsi all'infinito poi chiusura chiusura in questo caso significa lockdown si usa la parola lockdown anche in italiano però c'è la parola italiana e quindi perché non usare la parola italiana. Poi abbiamo chiacchierato che è il participio passato del verbo chiacchierare. Chiacchierare, so che è un verbo un po' difficile da pronunciare, no? Chiacchierare perché c'è il suono duro della C seguita dalla H, quindi chi chiacchierare. Poi la parola virtualmente, questa è abbastanza trasparente nel suo significato, viene da virtuale. Virtualmente è l'avverbio, no? Poi il numero, chi è che ha scritto il numero corretto? <ride> Fatemi sapere nella chat se avete scritto il numero corretto, perché i numeri sono sempre un po' non difficili, però eh, un po' come dire uh, complicati da capire bene. Questo è 71, 71, che spesso si confonde nella pronuncia con sessantuno sessantuno sei uno settantuno sette uno ok? Poi abbiamo la parola vantaggi vantaggi, il contrario è svantaggi quindi quando parliamo di qualcosa Possiamo elencare i vantaggi di questa cosa, quindi i pro e gli svantaggi, cioè i contro, le cose negative di quell'argomento. Poi abbiamo il verbo trascorrere, trascorrere del tempo, oppure possiamo anche dire passare del tempo. E mm, si usano questi due verbi con tempo. Sì, um, non diremmo spendere tempo, sì, però non è molto utilizzato. Trascorrere e passare del tempo sono due verbi molto più usati. Poi abbiamo punta, punta. Questa espressione ora di punta è molto utile perché significa rush hour. Quindi uh, voi potete dire: le 6 sono l'ora di punta, c'è cioè tanto traffico per tornare a casa le 6 di sera, oppure le 8 di mattina c'è cioè tanto traffico per andare al lavoro perché è l'ora di punta va bene ulteriormente significa di più quindi qualcosa che causa un aumento di qualcosa o un'accelerazione di qualcosa in questo caso i nativi digitali accelerano la trasformazione del mondo del lavoro. Ci sono dei nativi digitali tra di noi? Scrivetelo nella chat. Sotto ho fatto una piccola lista delle parole mancanti dal testo con le, um, con le traduzioni in inglese. Ovviamente queste sono tutte parole che possono essere utili per parlare di questo argomento, parlare del, della chiusura dovuta al Covid-19, ma anche per parlare di altri argomenti e della vostra vita quotidiana. Ok? Qui l'articolo si conclude con una domanda. E potete adesso scrivere nella chat la vostra risposta e io leggerò le vostre risposte. Abbiamo ancora un minuto. La nuova normalità, quindi, significherà più indipendenza e responsabilità oppure solo più isolamento e solitudine? Che cos'è per voi la nuova normalità? Scrivetemi nella chat. Teresa dice entrambe le cose, anche ok, perfetto. Anche Marie, anche Eva, anche un mix di cose: più responsabilità, più tempo per cucinare. Scrive Alan, sì, giusto. <ride> Direi che significa nuove occasioni, nuove possibilità, scrive Dirk. Giusto, è vero. Jenny scrive che la nuova normalità significa sicuramente più responsabilità, perché tutti devono fare attenzione agli altri. Indipendenza? Non lo so. Bene. Lynn ci scrive solo isolamento e solitudine. Questo. Purtroppo è eh, uno svantaggio della situazione che stiamo vivendo. Allora, il mio tempo è scaduto, purtroppo e io vi ringrazio tantissimo per aver partecipato oggi e trovate nella chat il mio indirizzo email. Se volete questo PDF ve lo mando, e così voi potete esercitarvi a leggere questo testo. Va bene? Grazie mille, un bacio a tutti. Baci, baci. Grazie mille, Lucrezia. Ciao! Um, I need to uh, say sì. I started learning Italian only with our events, and. I noticed that by the time I can understand more and more and um, Okay, we thanks again Lucrezia, um, but now we don't want to lose our time and I would like to introduce you Sabrina from uh, the Università per stranieri di Siena. Uh, welcome Sabrina. Ciao a tutti, Grazie, grazie dell'invito. Thank you for your invitation. Thank you. Thank you. Very happy to be here with you, with everybody. Even though I can't see them, but I'm, I know they are there, so they are close. <laughs> right. So now the e-stage is yours, and I wish you a great lesson. Thank you. Thank you very much. E Bene, passo all'italiano allora adesso. E vorrei ciao a tutti prima di tutto e benvenuti. Abbiamo 15 minuti per la nostra esposizione e adesso eh, vi presento quello che noi facciamo oggi insieme. Adesso arriva. Ecco. E bene, quindi eh, potete scrivere nella chat. Cosa, cosa facciamo oggi? Cosa vogliamo imparare oggi? Vogliamo imparare qualcosa sul, su questo tempo difficile del virus e in particolare impareremo eh, delle regole, le regole di comportamento durante il coronavirus. E poi impareremo anche come in italiano possiamo esprimere i, le regole, cioè gli ordini o i consigli. Terzo step: le parole verdi per, dare, eh, per dire quali espressioni sono utili per dare un ordine e poi. Che cosa dopo il coronavirus? Tutte queste regole? Continuiamo o non continuiamo? Sono giuste o non sono giuste? Funzionano sì o no? Ok, prima di cominciare facciamo un piccolo gioco. Dobbiamo scoprire, find out, alcune parole per la nostra attività. Ecco le parole. Dovete indovinare, guess, le parole e le immagini possono aiutare. Allora, avete un minuto per scrivere sulla chat le parole che potete trovare. Vai, cominciamo. Vediamo, è un po' difficile quali parole ci sono in questa chat. C'è qualcuno che scrive? Bene, vedo toccare, vedo distanza, bravi, bravissimi, oh, bravi, affollato, lavarsi. Ma siete veramente bravi, bravissimi. Toccare Carolina, Teresa, lavarsi, toccare distanza, stringersi, bravissima Aless Alexandra stringersi ok bene stop all'attività siete stati veramente molto bravi ed ecco le parole lavarsi distanza la distanza che dobbiamo avere con le altre persone stringersi la mano quando ci salutiamo Toccare, toccare qualcosa, il contatto fisico con la mano. E affollato, vedete qua una piazza piena di gente. Affollato significa molta gente quando c'è tanta, tanta, tanta gente insieme. Bravi, siete stati veramente bravi e quindi adesso andiamo. Vediamo quattro immagini. Ogni immagine corrisponde a una regola durante il uh, Covid. Adesso dobbiamo capire quale è la regola. Dovete scrivere il numero della regola nella chat e vediamo la prima regola, regola numero 1. Che cosa vedete? Vedete un'immagine con l'acqua, le mani, il rubinetto. Qual è la regola? Numero uno, bisogna lavarsi le mani per almeno 20 secondi. 2 è importante asciugarsi bene le mani per 20 secondi o 3? 1, 1, 1, 1, le risposte sono 1. 1 risposta giusta, 1 bravissimi, bravissimi, bravissimi. Attenzione, eh, la 2, Petra asciugarsi è il contrario di lavarsi. Io mi lavo le mani e poi le asciugo per togliere l'acqua, andare mandare via l'acqua. Bravissimi. Andiamo all'immagine 2. Oi Qual è la regola? Scusate, immagine 2, la regola. Oh, scusate. La regola. Qual è questa regola? Scusatemi. È vietato toccare le mani? Dobbiamo usare i guanti? È vietato stringersi? Regola 3, giusto, è vietato stringersi le mani. Questo per un italiano è molto difficile, molto molto difficile. Bravi. Andiamo alla immagine della piazza. Cosa vediamo in questa immagine? Vediamo una piazza piena di gente. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo evitare i luoghi affollati. Non sedersi al bar e neanche al ristorante o non togliersi la mascherina? Qual è la risposta? Eh, ma siete bravissimi, molto bravi, molto bravi: Jenny, Heidi, Lucas, tutti hanno scritto che la regola è evitare anche la 2, no? Non sedersi al bar e neanche al ristorante. Ok, la risposta giusta è la 1. Eh, in Italia in questo momento è possibile sedersi al bar o al ristorante, ma con poche persone. Se ci sono molte persone, no, non è possibile, non va bene. Quindi sedersi al bar è possibile, ma il problema è il luogo affollato. Questa è la regola. Del, del coronavirus ok andiamo alla prossima e qua vediamo che cosa vediamo vediamo un matrimonio capite matrimonio a marriage ci sono due persone sono gli sposi e guardate questa immagine del matrimonio qual è la regola secondo voi vediamo la due la due la due Ania Carolina Dirk tutti avete scritto la 2 vediamo la 3 <ride> mi piace Brian dice che la distanza fa bene al matrimonio sono d'accordo Brian sono d'accordo ma la regola è la 2 che dobbiamo mantenere la distanza di sicurezza la numero 3 è anche questa, la distanza fa bene al futuro del matrimonio, dice Alan. <ride> Sono d'accordo, fa sempre bene. Ma il governo italiano non dice che fa bene la distanza nel matrimonio, dice che dobbiamo mantenere la distanza di sicurezza. <ride> Però la numero due mi piace, e la numero tre mi piace anche. Ok, e noi abbiamo visto adesso alcune parole in colore verde. Ok, che cosa abbiamo visto in colore verde? Abbiamo visto lavarsi nelle regole, lavarsi le mani o lavarsi i denti. Abbiamo visto ad esempio un altro... Eh, verbo, il verbo mantenere e il verbo non toccare. Questo che cosa ci dice? Ci dice che per dare un ordine generale, non un ordine a una persona in particolare, ma un ordine a tutti, possiamo usare in italiano i verbi alla forma del infinito, quindi lavarsi le mani, lavarsi i denti. Uh, mantenere la calma, mantenere le distanze, non toccare, non toccare la mia Nutella, non toccare il gatto. Quindi, nella forma uh, affermativa, positiva, o nella forma negativa, non, in italiano è molto facile questo, perché usiamo il verbo all'infinito con non oppure senza non, dipende dal, eh, dall'ordine. Ma, abbia, ma abbiamo eh, anche visto altri tre modi, altre espressioni per dare ordini o per dare consigli. Il primo è bisogna, ad esempio bisogna lavarsi le mani. Bisogna mangiare verdura, bisogna bere acqua. Abbiamo visto, è importante. È importante che cosa è importante? È importante stare bene, è importante ridere, è importante essere tranquilli. Abbiamo visto poi, è vietato. È vietato vuol dire che non si deve fare qualcosa. Non è possibile, non si può. Che cosa è vietato? Ma eh, bravo, brava Marei. Sì, eh, sono delle raccomandazioni, sono delle raccomandazioni. Eh, la parola consigli significa proprio raccomandazioni. Consigli, come consigliare? Naturalmente è bisogno, è importante, sono consigli. È vietato? È davvero un ordine? È vietato. No, non si può zero. Ok, perfetto. Allora abbiamo imparato, per esempio, possiamo adesso possiamo usare, possiamo dare un ordine, no? Se dico eh, in generale, ehm, lavarsi i denti prima di andare a letto, M mangiare meno cioccolata. E meno gelati, e più verdura, non è un ordine che mi piace, però abbiamo imparato quindi che possiamo dare ordini con i verbi o ordini anche con verbi che sono delle espressioni. E guardate bene che dopo bisogna, dopo è importante, dopo è vietato, possiamo, anzi dobbiamo, usare i verbi. Bisogna lavarsi, bisogna mantenere, bisogna toccare, è vietato ma lavarsi. <ride> è vietato lavarsi, è un po' strano. È vietato eh, mantenere, eh, è vietato mangiare troppi dolci, è vietato uscire senza mascherina. Perfetto, adesso vorrei fare con voi, va, farvi una domanda che è l'ultima delle nostre attività. Abbiamo visto che ci sono molte regole in questo periodo difficile. Abbiamo visto quattro regole importanti. Adesso vorrei, voglio chiedervi quale regola, una di queste quattro, quale regola secondo voi è importante? anche dopo l'emergenza, dopo questo momento difficile, difficile, anche dopo quando torniamo ad una normalità, quale di queste quattro regole è secondo voi importante, la più importante tenere? E queste sono di nuovo le regole. Scrivete nella chat quale di queste regole per voi è importante anche dopo. Mm. Lavarsi le mani, vietato stringersi le mani, solo la 1, la 1, la 1 e la 3, la 4 dice la 1 e la 3, Insa dice 1 e 3, Bernard dice la 2. Quindi la, mi sembra che la regola numero uno, è la forse dalla chat, la quattro? Ah, tutte e quattro, Claudia. Claudia scrive uno, due, tre, quattro. Quindi queste regole, la numero uno è molto, molto votata, la numero quattro anche è abbastanza votata. La 2 no, la 2 è poco votata. La 2 è poco votata, quindi è molto difficile per noi non stringersi le mani, non salutarci. E Questo sì è vero, tutte finché Max scrive, tutte finché possiamo vaccinarci, hai ragione Max. Quando troviamo un vaccino, una medicina per combattere il virus, allora possiamo veramente anche stare tutto il giorno con le mani sporche. <ride> Vero? Quindi e soprattutto possiamo stare più vicini. Quindi la regola numero 4 è una regola Difficile da uh, tenere, eh, da osservare. È una regola veramente molto, molto difficile. Bene, e allora adesso arriviamo alla fine, la parte più importante. Tutti voi che avete partecipato a questa piccola uh, lezione avete un premio. You won a prize. E qual è il premio? Il premio è una lezione di italiano, due ore, gratis, ok? So it's a two hour class of Italian. You, ha, you will have it for free. If you, if you want to join it and we, uh, I'm switching to the, to English, but uh, you can, uh, uh, you can see it in Italian, also in Italian. So, we are going to uh, give you to offer you to uh, a class of Italian in two different dates the 19th of June and the 22nd of June. Uh, I will, uh, um, I'm sending you, I'm sending you um, a link. Uh, Mafei unistrasi You can write to Mafei unistrasi if you want to book your class. You're free for free, and uh, if you want, if you want, you can try our test. Our uh, the entrance test it would, it would be it will be better if you try because we will in, uh, according to the number of requests that we will receive from you uh, we will organize groups no classes of no more than 15 people so we will try to organize the groups uh, according to the uh, to your level of competence in italian so, if you want to try the test, uh, these are the links. I will, uh, um, okay, I okay. Uh, uh, what time? Uh, yes, I'm going to. Uh, Uh, yes. Sabrina, sorry to interrupt you. Yes, please. Yeah, maybe we can also communicate this kind of links to the participants. That's absolutely no problem by email. That's maybe more easier. and yes. Okay. Okay. Thank you so much. Uh, I'm, I'm really trying to uh, to send the um, to send it, but anyhow, uh, please write to Sabrina to Maffei. And uh, I think that Sebastian will uh, give you the um, the address, the link. Okay. Thank you. Thank you very much. Thank you, Sebastian. E ci vediamo a Siena. Grazie. Vi aspetto a Siena. Grazie mille. Grazie a tutti. Ciao. Grazie. Grazie. Thank you, Sabrina. Best regards to Siena. <laughs> it was really very nice, very generous prize. Thank you so much for this, and also the whole um, session it's was a so pleasure. It's a pleasure. It's <laughs> really a pleasure. Grazie. Ciao, ciao, un um, bacio. So it was really at the same time so uh, informative and interactive, and entertaining. So it was really great, and I don't want to lose any time and um, um, want to welcome um, our next teacher to the e-stage. it is laura from uh, istituto italia, 150 from napoli. so please get ready to our final interactive part. you will learn also some new vocabulary with laura, which could be quite important exactly in these corona days. salve, salve a tutti. grazie, sebastian. a tutti voi. Uh, io sono Laura e sono di Napoli, quindi sono dal sud. <ride> Ciao a tutti. Il tema di oggi è coronavirus, quindi continueremo a parlare di questo argomento. Hola, <ride> parleremo di questo argomento un po' legato anche a Napoli. Ho voluto introdurre qualcosa anche della nostra città per portarvi anche un po' di cultura legata a Napoli. Quindi direi di iniziare subito con la presentazione. Ok. Ok. Andiamo in presentazione. Voilà. È un nuovo... Uh, L'alfabeto del Covid l'ho chiamato perché uh, sono parole che è vero esistevano già, ma che noi usiamo principalmente in questo periodo in maniera molto molto più eh, comune rispetto a prima. Quindi iniziamo proprio con il primo eh, la prima lettera dell'alfabeto non riusciremo a farlo tutto l'alfabeto purtroppo, ma iniziamo con la lettera A. La lettera A come asintomatico Asintomatico è un aggettivo e significa la possibilità di essere positivi al Covid ma senza mostrare i sintomi. Asintomatico. Questo A eh, prima di sintomatico è chiamato alfa privativo, vale a dire che eh, cambia il significato della parola. Altre, altre, altri aggettivi si formano con l'alfa privativo e uh, io qui ne ho scritti alcuni, per esempio sociale, simmetrico, morale, normale, tipico. Ok, adesso ho uh, una piccola attività per voi sulla destra dello schermo. Completa con la forma giusta dell'aggettivo, usando però, oops, sono passata all'altra scheda, scusatemi, usando però l'alfa privativo. Ok, 1, 2, 3, 4, prendetevi un secondo per scrivere il numero e l'aggettivo giusto corrispondente. E poi me lo potete scrivere nella chat. Ok, allora, andiamo. La prima, numero uno, lui non ama stare tra la gente, mi sembra un po', è un tipo un po' asociale, giusto? Due, queste linee come possono essere? Asimmetriche, esattamente. Tre, non mi sembra italiano, il suo comportamento è, mm, non è proprio tipico di un italiano, è atipico. Perfetto. Questi uomini non hanno scrupoli, sono decisamente amorali, senza una morale. Benissimo. Quindi abbiamo lavorato un po' con gli aggettivi, con alfa privativo. Se andiamo avanti arriviamo alla B. B come bollettino. Questo bollettino è un foglio o una pubblicazione periodica può avvenire tutti i giorni oppure una volta a settimana settimanale mensile può essere in forma stampata o trasmesso per radio o televisione con vari argomenti questo bollettino ahimè che vedete qui è quello che tutti noi italiani ogni giorno guardavamo questo in particolare è del 23 aprile ed è il bollettino della protezione civile. Questo bollettino mostrava appunto i numeri eh, dei guariti, dei casi nuovi, dei deceduti, divisi per regione italiana. Come vedete, al primo posto c'è eh, la regione Lombardia, un po', forse avrete saputo anche voi. Eh, all'estero che è stata la regione più colpita e seguendo tutte le altre regioni eh, la mia regione è la Campania, io sono di Napoli come vi ho detto e eh, avevamo tutti i giorni questo bollettino probabilmente anche nei vostri paesi eh, veniva pubblicato un bollettino molto simile. Quali altri tipi di bollettino conoscete? Quale, come si chiama per esempio il bollettino eh, per conoscere il tempo? Mm, vediamo un po' cosa state scrivendo che io ancora non riesco a leggere bene. Ecco qua, bollettino meteo, esattamente, orario, mm, no, per avere l'ora esatta, le previsioni del tempo, il bollettino meteorologico, sì, il bollettino della scuola, mm, no, non abbiamo un bollettino scolastico. Per esempio, il, per avere la situazione del traffico, come si chiama il bollettino per sapere se c'è traffico in una determinata zona. Mm? È un po' più difficile questa, vero? È il, uh, il bollettino della viabilità. Mm? Quindi uh, ve lo scrivo, viabilità, per sapere come sarà la situazione del traffico sulle varie strade italiane. Ok, passiamo alla prossima lettera. Abbiamo la D, viabilità. Uh, la D come distanziamento sociale. Mm? L'abbiamo visto anche nelle altre lezioni precedenti, se ne parla tanto. Viene dal verbo distanziare. Vediamo un po' che cosa dobbiamo distanziare durante questa emergenza. Ovviamente dobbiamo distanziarci noi, ma cosa per esempio va distanziato? Ci sono delle regole. Cosa bisogna distanziare al ristorante? Per riaprire i ristoranti hanno avuto delle regole precise. Sì, bisogna distanziare di un metro e mezzo, di due metri. Cosa? Cosa distanziamo? Volevo avere... Un nome, le sedie, certo, e insieme alle sedie anche qualcuno mi dice vicino alle sedie. Cosa abbiamo al ristorante? Due metri. Le distanze sono varie. Eh? Fra le se... i tavoli, Alexia, sì, sì, i tavoli. I tavoli e le sedie vanno distanziati. Credo che la distanza vari da, vario, da paese a paese. Ci sono state varie uh, regole. E invece l'altra parola è la distanza di sicurezza. Questa distanza di sicurezza uh, esiste sempre, eh? non parlo più dell'emergenza COVID. E dove esiste ed è sempre importante mantenere la distanza di sicurezza. Nel traffico, sì Martina, mm, un'altra un risposta anche importante, ma è sì, sulla strada mantenere la distanza di sicurezza tra le auto. Mm? Quindi se ne parla tanto della distanza di sicurezza nei posti di lavoro, al ristorante, a scuola e sulle strade vale sempre. Andiamo avanti e passiamo alla E. E come epidemia, epidemia è un sostantivo femminile che significa diffusione di una malattia in intere città e regioni. Ora una domanda legata a Napoli: Qualcuno di voi sa quale epidemia c'è stata a Napoli nel 1973? Sì, Katie l'ha risposto bene. Il colera. Non so la vostra età, visto che ci sono un po' di tutte le età, quindi per qualcuno del 1973, eh, come me, io la ricordo, ero piccolina e per questo ho messo questa foto di quella bimba perché io più o meno avevo quell'età. Per quanto riguarda il coronavirus, non parliamo di epidemia perché eh, l'11 marzo del 2020 eh, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha annunciato che non si tratta di epidemia ma pandemia, un'altra parola nuova diciamo, eh, questa non, non tutti la conoscevano prima e Benissimo, qualcuno ha già risposto alla mia ris domanda successiva. Cosa sta facendo la bambina nella foto? Si fa vaccinare. Sì. Si. si fa vaccinare, quindi fa anche la chiamiamo la vaccinazione. Perché e eh, per il colera è stato trovato un vaccino, e quindi noi tutti, io, più o meno all'età di quella bimba, sono stata vaccinata. Ed è il vaccino quello che adesso ci, si cerca esattamente per eh, questo virus nuovo, il, corona, il coronavirus. Passiamo alla I, I come io resto a casa. Vedete come è scritto tutto insieme? È uh, l'hashtag di, uh, di questo periodo. Io resto a casa, rimani a casa, un altro modo per dire restare a casa, rimanere a casa. E uh, è stata lanciata una campagna mh, per... Uh, anche per i bambini ma anche per i più grandi per raccontare un po' io resto a casa e continua tu la frase e dici come trascorri il tempo a casa ora questo periodo dell'emergenza è passato ma qualcuno mi può scrivere cosa ha fatto durante il periodo dell'emergenza io resto a casa e Cosa avete fatto? Eh, cucino? Ah sì, abbiamo tutti cucinato, abbiamo tutti letto libri, sì, lavorato, quante cose, disegnato, lavoro, molti hanno lavorato. Sì, studiato l'italiano, questa mi sembrava la risposta più bella. Io resto a casa e studio l'italiano. Mangio, abbiamo mangiato, abbiamo cucinato, abbiamo suonato. Non abbiamo fatto niente. Anche, anche una possibilità. Ah, c'è chi ha suonato il piano, mi fa piacere, sì, tante attività erano possibili durante questo periodo di il, Io resto a casa. Andiamo avanti, L, L come lockdown, questa parola l'abbiamo sentita tante volte, che per lo più non è neanche una parola italiana, è un termine inglese che dovremmo tradurre, no? E usare blocco, isolamento, perché esiste un corrispondente. Nella vostra lingua, per esempio, perché vedo che non siete tutti eh, tedeschi, ci sono, vedo da tutti i paesi, Esiste una parola o usate tutti lockdown o c'è una parola nella vostra lingua? Per esempio in tedesco? Le confinement in francese, sì? Oppure lockdown anche in tedesco, ok? Chiusura, quarantena. Ah, è il polacco isolazia, ho letto bene. Sperre, confinamento in portoghese, quindi confinamento in spagnolo, isolazia, pronuncerò malissimo, eh. quindi sì, si può tradurre oppure usare lockdown, mm. anche net sparing. In norvegese immagino ma quante quante lingue e quanti modi diversi noi abbiamo usato molto questa parola lockdown um, lockdown un'altra domanda mm, è maschile o femminile come direste voi maschile mm, il lockdown certo è maschile ma eh, non essendo una parola italiana eh, eh, come facciamo esatto questa parola è maschile. Per esempio, se io vi dico un'altra parola straniera. Password. Password. Che cos'è questa? Maschile o femminile? Il password, la password, il, il. Ecco, vedete che non è facile decidere trattandosi di una parola straniera. Questa parola è femminile. La Password. Perché è femminile? Non abbiamo modo di deciderlo, perché nella sua traduzione è la parola chiave eh? e quindi è la password. Eh? Abbiamo la chat, la mail perché è la posta elettronica. Quindi il genere delle parole Uh, straniere non è assolutamente facile da trovare. No, non sono tutte maschili. Brian, no, c'è la password, la chat, la mail, il computer. Non sono tutte maschili. Il taxi, sicuramente. È un capitolo. Questo è un capitolo da affrontare. Andiamo avanti. Dopo la L, cosa viene? Viene questo viene la mascherina eccola qui cos'è questa mascherina è uno dei dispositivi di protezione personale individuale indispensabile per prevenire il contagio ok la mascherina eh, è un diminutivo mascherina ina il diminutivo cioè piccola qualcosa che fa più piccolo la parola che è maschera. Mm? Maschera è un'altra cosa, la mascherina è questa. Mm. Quale città italiana è famosa per le sue maschere? Va bene, domanda banale, direi quasi, perché state rispondendo tutti esattamente ed è Venezia. Invece, questo signore che maschera indossa mm? nella foto? Questa è una foto scattata realmente a Napoli, eh? io vi sto proponendo una maschera di snorkeling, sì, si può dire anche una maschera da sub, una maschera subacquea. Questo è il tipo di maschera che indossa questo signore. Allora, eh, ci sono... Anche modi per fare i diminutivi, non solamente ino ma possiamo farlo anche con etto o ello, per esempio con casa faremo una casetta, non una casina, non una casella ma casetta, e con vino non sarà un vinino, non sarà un vinetto, ma sarà un vinello. Andiamo avanti, qui Q come quarantena L'abbiamo passata tutti, la quarantena che sono non 40 giorni per fortuna ma solo 14, la quarantena nei bassi, questa è una foto sempre presa a Napoli. Cosa sono i bassi? Ne, parlo di Napoli. A, persone non alte, B, strumenti musicali, C, piccole abitazioni a livello della strada. Tutte giuste le vostre risposte? C, C esattamente. Questi sono i bassi, abitazioni a livello della strada. Andiamo avanti molto velocemente. Eh? Poi questo lo potrete avere anche questo file per chi lo desidera. Smart working, una parola, uno pseudo-anglicismo, perché non lo usiamo bene. Vorrei passare subito a destra, con pseudo-anglicismi, cioè parole. Che non usiamo correttamente. Per esempio, un italiano che ha uno smoking. Che cos'ha? A, B o C, una sigaretta elettronica, un abito elegante o il divieto di fumare? B, esattamente. B, lo smoking è l'abito elegante mm, per andare a un matrimonio. Il footing è una corsa, una passeggiata o un dolore ai piedi. Sì, ah, non tutti sono, sono d'accordo. Footing, una parola per indicare corsa, quello che sarebbe poi jogging, lo jog, il jogging. Lo slip, che cos'è uno slip? Un indumento intimo, un sonno pesante, un costume da bagno, un indumento intimo, giusto? E il trolley? Ultima, valigia du con due ruote, carrello della spesa o attrezzo per il giardinaggio, una valigia con le ruote. Bravissimi, bravissimi. Passiamo a Z Zeta come zona, tutta l'Italia è stata zona rossa per ben eh, tre mesi quasi e terminiamo con tutto andrà bene, mm, andrà tutto bene. È quello che ci auguriamo tutti ed è come sta andando, La, stanno andando le cose in Italia al momento. Per concludere, devo concludere, ho un'offerta per voi, per tutti i partecipanti di questa lezione, scrivendoci all'email infochioccio all'istitutoitalia150.it e mettendo nell'oggetto della vostra mail AZ50 avrete... Cinque ore di lezione individuali a 50 euro, è un prezzo molto speciale solo per voi che avete partecipato e potrete concentrarle su qualsiasi argomento vogliate. È arrivato il momento di salutarci, è passato velocemente questo quarto d'ora. Grazie a tutti, grazie mille, spero di rivedervi presto a Napoli. Va bene. Grazie, grazie veramente di cuore per la vostra attenzione. Siete in tanti. Grazie mille, Laura. Andra grazie, Caterina. Arrivederci. Um, thank you very much. And we also hope that everything will be fine. And, um, but thank you for uh, collecting all the vocabulary and for the special dictionary that you presented. And many thanks to all participants who. Um, who attended the chat, who attended today's uh, class, and who um, I hope enjoyed the session and the three mini lessons. Um, yes, uh, we hope that very soon we can visit you, um, uh, Laura, Sabrina, and Lucrezia in Italy, and uh, see you in person and shake our hands. Ja, auch von mir nochmal äh, vielen Dank für diese wirklich tolle Stunde. Ähm, es hat mir großen Spaß gemacht und ich äh, möchte hiermit ja, allen Italienisch-Lernenden weiterhin viel Erfolg und Spaß wünschen. Ich äh, muss auch sagen, ich liebe es immer wieder, diese wunderschöne Sprache zu hören, den Sound zu hören und ich hoffe auch, dass das alles bald wieder im wirklichen Leben möglich sein wird. Und as uh, a last thing I want uh, to mention, um, our new website, Extrolingua 365, um, uh, where we have collected some. new hot deals and special offers in the field of language learning for you and you will also find the office of these teachers of um, our session now there and um, it will be really worth um, to look there from time to time so yes vielen Dank. sorry <laughs> Bye. Um, Maybe the last, the last notice. Uh, we will leave the chat open for the next 10 to 15 minutes. You can keep communicating with each other or with the teachers. Or if you have questions to ask, you can uh, you can also ask. And so we will switch on the video and the microphones, but we will still, you know, be writing here. Thanks a lot once again for attending, and see you next time. Bye bye.